Ciao ragazzi, scusate se ho interrotto un attimo il video, siccome mio figlio mi ha salpato un pezzo della cosa della sagoma, senza così me l'ha preso, non dovete mettere scotch perché io l'ho appoggiato così per farvi vedere il tutorial del cuore. Continuiamo ragazzi, scusatemi. Allora, stavo dicendo, stavo tagliando, abbiamo fatto questo sagoma verde. Non ci fate caso dello scotch perché mio figlio il piccolo me l'ha strappato un pezzo. Ok, stavo procedendo con l'altro colore, ecco, che ora stavo tagliando. Spero che si veda bene. Beh, dovete tagliare tutta la sagoma prima. Ecco. E tagliamo dall'altra parte. Poi per arrotondarlo e poi lo fate dopo. In questo modo. Poi tagliamo tutto quanto, vi farò vedere questo, tagliamo, ok, abbiamo fatto questo, ora dobbiamo ritagliare la parte centrale, queste strisce lunghe. Allora, piegate il foglietto, il cartoncino e lo ritagliate come abbiamo fatto con l'altro. Facciamo l'altro. Ecco fatto. Perfetto. Ok, ora abbiamo così. Ora così abbiamo in questo modo il blu che abbiamo fatto questo e il verde che è un po' leggermente un po' strappato, vabbè, ma ce lo posso fare. Ok, ora per fare questo disegno io ho fatto questi due colori, ora ho deciso di fare il blu e il verde. Mettiamo questo qua da parte. Allora, ora dovete fare, dove non c'è la matita, la penna, che così non si nota, voi piegate il davanti, così. Incominciate, vedete se poi si può modificare. Ok, tagliamo il pezzo in più che noi, questo qua, che si può tagliare. Lo ritagliamo, la parte che mai non c'entra più, e lo ritagliamo, ecco fatto, così perfetto, e facciamo anche l'altro. Allora abbiamo la base questo, e ora l'altro, e lo ritagliamo bene, così in modo che non viene fatto male. Pieghiamo bene tutto, del tutto, anche le cose che avete tagliato prima, in questo modo. Fatto questo, togliamo tutto il margine che non serve più, tenendolo sempre bene perché se no viene storto. Ok, in questo modo. Perfetto, e dall'altro lato che è un po' in eccesso, così. Ok, perfetto. Ora, per iniziare, dovete prendere la colla e mettiamo nel bordo, qua. Girate e lo porgete qua, bene bene.
Così non si apre più. Ok. In questo modo. Perfetto. Lo chiudiamo bene. Così. Ecco fatto. Facciamo anche l'altro. Lo stesso modo. Sono carine anche da regalare pure queste. Ok. Fatto. Ora. Il gioco inizia, lì. Li dobbiamo mettere. Allora, questo sarebbe il cuore, in questa maniera. Se voi vedete, già è un cuore così, in questo modo, se voi vedete. Ora noi, queste basi qua, lo dobbiamo intrecciare come una crocetta, come delle crocette. È una passa, una blu e una verde, una blu e una verde, un quadrato facciamo. Iniziamo il gioco. Ok, prendiamo. Allora, il cuore già è bellino così, però iniziamo, scusate per la colla. Allora, ora incominciamo ad intrecciare. Allora, per prima cosa inserite il verde sotto il blu, in questo modo. Ok, in questo modo. Infatti, se voi vedete, aspettate, allora, se voi vedete. Allora, dovete inserire, così, ecco, dovete ora mettere su questo lato, così se mi viene più comodo, ecco, inserire su quello blu, così, in questo modo, e lo inserite, così. E questo è il primo quadrato, in questo modo. Ora, in questo quadrato dovete prendere questo verde, prendere quello azzurro, il secondo, questo, così, e dovete inserire questo qua dentro quello verde, in questo modo. E voilà, il primo giro. Se voi vedete, il primo quadrato è blu. E il verde. Ora inseriamo, prendiamo questo azzurro, inserite il verde dentro l'azzurro e abbiamo fatto il primo quadrato, questo modo, così. Fatto questo, dovete ora, aspettate un attimo che mi è uscito fuori, ecco. Così, ecco, mi è venuto normale, ok, questo modo, lo sistemiamo meglio, così, poi, così, prendete quello verde, questo, dovete inserire, allora, il verde, dentro, no, il blu dentro il verde. Ok, lo mettiamo dentro. Ecco fatto, abbiamo inserito questo, così. Ok, e questo così inserito. E questo così. Poi questo lo dovete mettere. Questo lo dovete prendere il verde e lo inserite dentro il blu. In questo modo. Ora infatti se voi vedete, ecco fatto. Così. Fatto. Ora cerchiamo di fare l'altro e noi prendiamo ora questo, prendiamo il blu, quello centrale, prendiamo il verde e dobbiamo inserire il verde dentro quello blu in questo modo. Perfetto. Già se voi vedete, già si vede già il disegno.
questo modo. Fatto così, ora facciamo l'ultima parte. Ricordate, abbiamo messo il quadrato verde, il quadrato blu e ora dobbiamo mettere il quadrato verde. E come facciamo? Allora, per prima cosa dovete fare, prendere il verde, inserite nel cartoncino blu, in questo modo. Aprite il cartoncino blu, mettete quello verde dentro e passate, piano piano prima che si strappa. Aspetta, ho sbagliato, scusate. Allora, dovete passare il blu nel verde, voglio dire. Il blu nel verde. Allora, aprite quello blu, quello verde e inserite quello blu dentro quello verde. Allora, prendiamo. Ecco qua. Perfetto. Ora manca l'ultima parte. Infatti, se voi avete visto, ecco qua. Manca l'ultimo pezzo del quadrettino. E allora, abbiamo il verde, prendiamo il verde, ok, poi dobbiamo entrare l'azzurro del quadrettino, dentro il quadrettino verde, questo modo. Allora, uno, fate così, poi dovete fare. Fatto questo, aspetta che lo sistemo meglio. Ok, verde, in questo modo. Poi dobbiamo congiungere questo, così. Questo lo inseriamo in quello verde e lo inseriamo qua dentro. Ok, penso che vada. Ok. Vediamo se riesco a farlo uscire. Ok, penso che me l'ha fatto uscire. Ok, perfetto. È quasi fatto. Allora, fatto questo, inseriamo quello azzurro in quello verde. Ah, quel verde dentro, abbiamo fatto passare l'azzurro sotto quello verde, ora dobbiamo passare l'azzurro sotto quello verde. No, il verde sotto l'azzurro. Ok, fatto questo, ora dobbiamo inserire inseriamo il verde dentro l'azzurro. Ok. Ok, ci siamo. Ora entriamo in questo modo. Cerchiamo di prenderlo. Ok, fatto, ragazzi. Ecco fatto. Ok. Ora questo è il cuore in questo modo, che vede davvero un amore. Così. E voilà. Questo è il cuore. Ora noi dobbiamo solo sagomarla. Sistemiamo bene con le forbicine in questo modo.
Sistemiamo bene il cuoricino. Potete fare col feltro anche. Anzi, cerco di tagliarlo un poco di meno, così, e vi farò vedere. E voilà. Ok. Ecco qua, ragazzi. Ecco qua, ragazzi, il cuoricino, tutto con quadrettini. In questo modo e in questo modo. Potete realizzare qualsiasi tipo di colore. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video con altri cuoricini e con altre creazioni. Mettete tanti like, iscrivetevi al mio canale, vi aspetto, ragazzi. Ciao ragazzi!